qualcosa di... Lei non ha idea di che cosa ha fatto adesso, perché tutti i nostri fantascientifici tecnici dicono che mai bisogna partire dal sale, ma no, quello muore il lievito, gli viene, si mette a starnutire il lievito, gli viene il raffreddore. Mamma mia! È tutto calcolato. Non bisogna partire dal sale, ragazzi, mi raccomando, non partire dal sale. Metto solo il lievito. Quello il lievito muore, se vede il sale gli piglia la paura e muore. C'è proprio la bilancia di precisione, eh? Sì. Se fa, insomma. La faccio girare perché c'è il sale dentro, in modo che gira questo braccio che gira, là ci sta, vedete, una barra che una barra d'acciaio che mi fa sciogliere il sale nel girare. Quindi se pure rimane qualcosa si mescolo con la farina, quindi mai mettere, ricordatevi, non mettete mai sale e lievito insieme. Pure questo è dentro. Ma state scherzando? Lo so. Ah. Ne ritrovi tutte, no, state spesi migliaia di parti. Iniziate queste cose, l'utazione. Ah, ve dico poi. Allora, quando il sale incontra il lievito, fa una botte, il lievito perde e muore. Quando muore, rilascia una sostanza che non vi dico qual è. Sono tutti quanti chimici. Sì, sì, sì. E sta sostanza si chiama glutatione. Il glutatione fa allungare la pasta di più, la rende meravigliosa. Quindi perciò i napoletani si sono imparati a mettere sale e lievito insieme. Ma non si deve fare. Lasciamo perdere. Chi ne ha mai fatto sto mestiere? Questa è la verità. Allora io sono sempre del parere che il mestiere, questo qua, la scheda di mestiere, la scuola ti impara qualcosa, la teoria, ma la pratica la devi imparare sul posto, e tutti i mestieri sono fatti così, anche un medico, se non fai la pratica, se tu hai studiato per 10 anni, non puoi mai diventare il prossimo minuto se non fai la pratica, esatto. La stessa cosa è il pizzaiolo, se tu impari 6 mesi in corso, non fai il corso, ti possono dare anche una base, ma se tu non lavori da un'età, io vado da un'età, non a 30 anni, io vado da un'età che inizia a 15 anni, 16 anni, questa è l'età giusta per imparare il pizzaiolo, e lo devi fare almeno per i primi 4-5 anni in una pizzeria tipo come questa, masticando. Sì, c'era maestro che chef di questo.
noi abbiamo imparato, rubando un vestito, ce l'abbiamo rubato. Con gli occhi. Non riusciamo a fare, ce l'abbiamo fatto. Non perché ce l'hanno insegnato, abbiamo visto, siamo stati furbi a poter imparare. Invece ragazzi oggi abbiamo la possibilità di poter imparare più facile alcuni. Guarda, ti faccio un esempio. Quindi mo suoni la chitarra, eh? Eh sì, provo. Che genere fai? Ah, tutto, però io sono un metallaro, quindi. Ambe? Ambe? Sì. Stavo dicendo. Sta ripassando acqua? Sì. Guarda Alessandro, tu non hai idea, mo ne parlavo con loro. Da noi stanno tutti gli scienziati, ogni tanto arrivano scienziati e dicono non dovete mai mettere il lievito, non si parte mai dal sale. No. Qua invece che fa? Boom, un sale. E dice poi non devi mettere mai il lievito vicino al sale. Ma che fare qua? Boom, il lievito vicino al sale. Poi ti faccio vedere l'idratazione di Emanuele, la famosa idratazione dell'impasto. E abbiamo già lo scienziato. 70-80% di acqua. L'idratazione, ragazzi. Eccola qua, vedi l'idratazione di Emanuele, guarda. Patanghete. L'idratazione. Ma quanti milligrammi sono quelli? Capito? Devi vedere la percentuale di idro che fa di più, proprio tu metti a capo. Da vedere là, oh, hanno visto, tocca, hanno visto già. Punto di pasta famoso, no? Ma non è la tocca, ok. Qual è l'idratazione? Boh, è pronta, da tutto qua. Beh, che profumo quello. Questo ci è andato a guidare. Si è fatto già quattro sacchetti. Quanti secchi d'acqua ci avevi sparato dei 5? Ho messo 5 e mezzo. Sono. Sì, 10 di 3. Sono circa 5 da 15. Sono. 60, 75 e una metà 85, 90 kg. 90 litri circa di acqua. E già calcolato che ci metto tra un quintale e 20, un quintale e 30. Quindi se ce la metto tutto questo, poi man mano quando se la assorbe io gli do. Quella che serve. Fa tutto da solo. Che bestia. Qua c'è una ditta che forse ce la fabbrica una spirale casalinga piccolina? No, forcella. Scusami, una forcella? Però costa. La casalinga? Sì. Casalinga. Mi sembra che l'ho vista io. C'è una Santos come marca che è molto buona, sì. Ma costano un'ira di Dio queste bette macchine, porca miseria. Sì. Costano un boato. Queste macchine sì. Questa qui è la più grande della Veriman, che la nostra ditta che prende ci fornisce, sono le stesse impastatrici che ho mandato anche in Giappone, come da Roma. A Roma no, perché già c'è, no. Però no, sono lì. Questa qui è da 600. Sì, del massimo questa qua. A Londra, allora, a Tokyo c'è quella lì da 100. C'è anche quella lì da 600.
60 che è ancora più piccola, però per il numero di vizi che fanno lì va bene, è inutile prendere questa. Io credo che a Roma dovrò mandare questa breve, perché un impastatrice che c'hanno già fatto sempre per il discorso di prima. Sempre per il discorso di prima che ti dicevo, no, pensavo che facessero questa anche per il discorso accessorio. Ma secondo me non ti fermi a quei numeri. Quando il sabato e la domenica è il traino, hai visto che c'è sempre molto gente, non è un posto che... Il sabato e la domenica tu non aggiornano un po', no, lì c'è sempre gente perché i bambini stanno in situazione di conseguenza. Ma soprattutto il sabato e la domenica, che tutte le famiglie romane con figli forti hanno tutti avuto i bambini, quindi tutti si vanno a mangiare in situazione. È una cosa, perciò ci sono numeri al cibo. Cioè sta cosa che la domenica mangia fai 100 metri senza non sopportare quando non c'era insomma è entrata, ma c'è un cambiamento proprio culturale, siamo nati da Napoli, quindi fa per ragù a casa la domenica, la sera la sarà una fermata dell'anello con Gabriele Conci, nemmeno diciamo di passato, no, ma là, però se tu vedi, se vedi chi ci va comincia a vedere un po' come lavori, Gabriele Conci è una fiducia, tutta gente che ha troll, gli stranieri che hanno messo il computer, dove non hanno andato a Roma a mangiare la pizza. No, no, gli stranieri già sono istruiti, un piacere ai miei amici foggiani, il sale di Margherita di Savoia del Casamento. È salito, sono stato in vacanza. Sì. È uno dei posti più brutti della terra. Sì, sì. Ma è brutto, non c'è andato a Margherita di Savoia. È proprio... sì, a Puglia. Sì. Però c'hanno sta cosa delle saline che poi hanno anche le paludi con uccelli rarissimi, gli aironi e cose, ah, sì? Meraviglioso. Però ho visto quella di della Sicilia, le saline. Quella è uguale là. Sì. Vedi, ma come tocca e testa qua. Di pasta che poi mi passa mentre nella farina, quindi è ancora, vedi, ancora umido. Ma quando serve fare tutto? Ancora deve prendere. E questo è quando mi dicono all'inizio di Roma, ma senza l'acqua di Napoli, senza l'aria di Napoli, c'è pure mandolino, mandolino non, senza il mandolino nell'impasto non viene bene. No. Dove vai? Non c'entra niente. Un po' di curiosità c'è da pensare. Oddì, ogni paese c'ha l'acqua che ci assicura. Ma quello, insomma, lasciamo perdere il ferroso, questa faccenda, tutti dicono come fanno, muore di anni, questa pizza, vogliamo proprio andare a vedere. È una curiosità, guarda, ti dico, sta premendo tu. Allora, ovviamente, essendo i primi giorni, e avendo anche un, diciamo, un risultato da parte della clientela che non ci aspettavamo, quindi si è dovuto anche correre, si è andato anche in affanno, quindi è ovvio che su. Su 20 pizze la pizza sbagliata esce. No, può capitare anche qui. Assolutamente sì, qua capita. Cioè, voglio dire, però io ti posso dire che voglio dire, l'avete assaggiata anche voi. La pizza non è esattamente uguale. È la sorella di questa. In media, ovviamente, diciamo che per la maggiore è esattamente, e poi esce quella sbagliata, esce quella più così, però voglio dire, in linea di massima, la pizza qua. Questa è qua. Ma tu passi che segui la stessa metodologia. E Marco, voglio dire, Marco è cresciuto qua, voglio dire, è imparato da Manuele, Marco era un altro che era piccolino che stava vicino a me. Esatto. Quasi 40 anni che sto qua, quindi. Lui ha imparato la cucina Antonio da mio nonno. E poi lui ha trasmesso a Fabrizio, Marco. E loro sono
passa tutti con la capito bene. Alessandro ci è passato una volta, però. E comincia a staccare dalle pareti. O diciamo che la lavorazione sua che deve affinare la farina che sta all'interno. Quindi lui deve lavorare un pochettino così, almeno per 10 minuti, almeno, per poi vedere se c'è bisogno di aggiungere farina oppure no. Prima deve sciogliere quella che c'è. Prima deve sciogliere, deve affinare, perché muove tutto grezzo. Quindi è tutto grezzo, allora deve affinare e si ammorbidire, perché poi si lavora in dura. Quando poi man mano che lavora si affina quella, si colpa diciamo quell'acqua con si diffonde l'acqua della farina, la farina e quindi si ammorbidisce un pochettino in più. E là vado ad aggiungere ancora qualcosa. Per arrivare a quanto sono rimasti che io ritengo che sia più eccetera. E lui mi vicino a me disse, guarda, cioè ti sei inventato una bella situazione, ti sei inventato un marchio, lo so, ma capito quella cosa, tutto quello che tu ricordavi, sei un grande commerciale, stai vendendo bene, stai facendo per le pizze, non pensate, bravo, va bene così. Voi siete di qua o siete di Roma? Io sono di Foggia. Foggia. Però vivo a Roma. All'accento si sente, purtroppo. Perché purtroppo? Ognuno ha l'accento della propria città, perché? Perché purtroppo? Invece a me piace l'accento romano. Sì, sempre più quando è. È normale. Poi a me piace l'accento romano come ci sta anche l'accento fiorentino che non è. Se parlano un pochettino, invece il romano. Mi imbarazzo un po', dipende che è romano, però ti dico la verità. Mi imbarazzo un po' quando sento i romani in questo. Perché questa faceva la domanda che vuoi cercare di cogliere la macchina, ma se non spettacolo. Tutto il dialetto, meno male, è bello. Poi si vede come affina, poi si trasforma palata dopo palata, si affina. Insomma, che si prova? Di Alberto Sordi. Quando uno ti dice come ti chiami? Io mi chiamo Alessandro Condurro. Ma Condurro proprio come... Pizzeria. La pizzeria. E tu dici sì. No, vabbè, sì, sorrido perché comunque è una cosa che fa piacere. Cioè, sempre piacere. Anche se io faccio un altro lavoro, voglio dire, mi occupo comunque della pizzeria come immagine, come diciamo franchising, fuori, eccetera, eccetera. Però l'area della pizzeria l'abbiamo respirata un po' tutti quanti da piccoli. Quindi è sempre una cosa che fa piacere. Certo. Sempre bello. Vabbè. Mazza, quanto ci mettete per spallinare tutta sta roba? Per toglierla? No, per fare le palline. Ah, tutta sta pasta. Diciamo che con tre di noi ci mettiamo meno di un'ora, anche 40 minuti, a seconda come vogliamo andare. Se vogliamo pure velocizzare un po', 40 minuti, 30 minuti la facciamo. Tre di noi qua vicino, tre, la massimo qua. Io un giorno vi devo invitare a vedere come la facciamo noi la pizza. Voi dovete da ridere dall'inizio alla fine, perché capito, bilancini contro bilancini, attento, metti quello là, non metti quello là. Anche il sale mi c'è sta una anche il sale. Anche il sale. Ci sta una pubblicità. Voi l'avete visto? Sono andato. Sì. Il pacco è da un chilo, quindi si fa per un'idea al secondo i litri d'acqua che ho buttato. Pestalone di leggenda comunque, no? rimarrà sempre. Ma non vanno detto tutto. Ma io sono sempre del parere che il segreto non è il segreto, è l'esperienza di tanti anni che fa una cosa. Il segreto. C'è l'esperienza di tanti anni che si fa una cosa. Cioè uno seppure la nota, la vede, ma non riesce a fare quello che tu hai fatto in tanti anni, perché ci vogliono dei tempi.